Buongiorno a tutti, questo video vi spiego come si scarica e installa Burnout Paradise, Ultimate Box per PC. Vi dico sempre le solite robe: comprate il gioco perché l'esperienza di gioco di un gioco comprato è molto migliore rispetto a un gioco scaricato. E poi comunque questo gioco non dovrebbe neanche costare tantissimo, quindi tanto vale comprarlo, insomma. Io lo provo e basta. Comunque, scarichiamocelo da questo link qua, cliccando download torrent. Finito il download, come al solito, io uso boot perché è più veloce di torrent. Andiamo nella cartella di download, questa è la mia, e apriamo Demon Tools. Mettiamo la ISO qua. Non ci sono virus, comunque, che ho analizzato prima, io analizzo sempre tutto e per sicurezza, appunto. E clicchiamo e applicazione, credo che sia questa qua, Burnout Config Tools. No, vabbè, allora facciamo l'autoplay, dai. Tanto non cambia niente. Installa. Clicca avanti, per inserire avanti. Il codice prodotto. Cosa ne ha fatto la carta? Questo Paradise. Cercherò un codice prodotto. Nel frattempo metto in pausa, ovviamente. Trovato il codice, dovete solamente riscrivere il codice che ho messo in descrizione. Riscrivendolo in maiuscolo, non provate a fare copia e incolla, scrivetelo in maiuscolo. Comunque andiamo avanti. Accetto i termini. Avanti. Electronic Arts. Avanti. Vabbè, installa. Ora io metto in pausa per velocizzare il tutto. Ok, arrivati a questo punto, facciamo registrazione in corso, facciamo fine. Fine. Non serve che installiamo il Electronic Arts, quello che ci voleva per installare. Andiamo su Electronic Arts, una cartella di videogiochi, andiamo su Burnout e riapriamo la cartella del gioco, cioè dove abbiamo montato qua, vi ricordate? E andiamo nella cartella crack. Ora controllo i file qua. No, dovrebbe essere qua. Language. No, dovrebbe essere qua tutti. Sì. Sì, dovrebbe essere qua tutti però. Vabbè, noi facciamo, prendiamo tutti questi qua, no? E li vabbè, li trasciniamo qua. Applica tutti i confitti, ricopia e sostituisci. Controllo se funziona. Ok, funziona. Dovete avviarlo da Burnout Launcher all'inizio e vi chiederà se volete aggiornarlo. Voi cliccate gioca, non aggiorna, gioca.
tanto comunque non cambierebbe, non servono tanti cambiamenti. Impostate le vostre impostazioni grafiche e date salva ed esci. A un certo punto del gioco vi chiederà se volete creare un account. Voi annullate e andate avanti col gioco, proseguite col gioco. Altrimenti, non so, ma potete farlo, però io non so cosa succede. Io non ve lo consiglio. È anche per questo che vi dico comprate il gioco. Il gioco lo potete avviare da Burnout Paradise, questo qua. Applicazioni 43.016 kB. E ho creato un collegamento al desktop facendo tasto destro, invia a desktop, crea collegamento. Spero di esservi stato utile e ciao a tutti.